Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova recensione della Fairy Family Film, recensione del film Jungle Cruise, film della Disney con protagonisti Dwayne, The Rock Johnson e Emily Blunt, tra gli altri. Come sempre questa recensione è stata divisa in due parti, una prima parte senza spoiler e una seconda parte invece con degli spoiler previo avvertimento. Allora, senza spoiler devo dire che questo è un film classicamente disneyano, nel bene e nel male, cioè guardando questo film senza sapere, diciamo, che era un prodotto Disney, senza guardarlo su Disney Plus, per chi l'ha recuperato su Disney Plus, senza vedere, diciamo, la scena d'apertura di Disney, avrei potuto facilmente riconoscerlo. È un film Disney nel bene e nel male. Partiamo dal bene per una volta. È un film Disney perché è un film piacevole. È un film divertente, è un film pieno di emozioni, un film che scalda anche il cuore da un certo punto di vista, è un film pieno di buoni sentimenti, è un film tecnicamente ineccepibile, gli effetti speciali, i costumi, l'ambientazione, la scenografia, i dialoghi, sono tutte, diciamo, cose tipicamente disneyane, c'è cioè quel livello, insomma, di qualità veramente molto alto. Gli attori, il cast fa la sua parte, Paul Giamatti, Jesse Plemons tra i comprimari spiccano, poi protagonisti ovviamente The Rock e Emily Blunt sono una garanzia da questo punto di vista. Film di azione, dialoghi, insomma, così brillanti ci sanno fare entrambi, hanno un po' quella è un po' il loro carattere. Questo e insomma, questo fondamentalmente è il bene. Qual è il male? Beh, il male è, se vogliamo, una certa prevedibilità nello svolgimento della trama. Il male è una certa semplicità, un tono un po' semplicistico, se vogliamo, in alcuni svolti, in alcuni personaggi, in alcune evoluzioni, in alcuni archi narrativi. Il male è un certo caricaturismo nei personaggi, soprattutto i personaggi comprimari sono un po' caricaturizzati, e il male è, diciamo, una certa. Cioè, quei buoni sentimenti di cui ho parlato nel bene sono però anche una lama a doppio taglio, essendo ovviamente un film disneyano rivolto alle famiglie, per un pubblico, diciamo, il più ampio possibile, il più vasto possibile. Ecco che c'è una certa sorta di, non direi buonismo perché non piace molto come parola, però sai, c'è quella bonarietà che è molto piacevole, per carità, è bello perché guardi un film Disney e sai, insomma, che ha questa dimensione, insomma, questa bonarietà, questi buoni sentimenti, però nel male, diciamo, è il fatto che non ti puoi aspettare grosse sorprese, grossi colpi di scena, grossi colpi anche allo stomaco, non li trovi in questi film, quindi questo è un pochettino, se vogliamo, il male. Tutto sommato, cos'è che, mettendo, diciamo, sulla bilancia queste cose, il film, secondo me, è promosso. È promosso soprattutto perché è una storia accattivante, è una storia comunque divertente, simpatica e funziona perché i personaggi ci credono, alla fine i cuori di un film sono sempre i personaggi, in questo caso i personaggi funzionano. The Rock in particolare, questo personaggio così che prova a fare il burbero ma che è The Rock, quindi fa queste cioè è molto divertente perché fa anche delle battute assurde, delle cose assurde, ma tipicamente così The Rockiane, lui ci crede sempre, anche quando fa dei film assurdi che succedono cose assurde tipo rampe, furia animale, proprio, lui ci crede, proprio è convinto, è nella parte, questo fa funzionare l'intero film ed è più o meno così anche in questo caso. The Rock, lui ci crede, si mette sulle spalle, sulle spallone il film e lo porta avanti, questo lo fa funzionare. Non è un caso, secondo me, che The Rock sia il sì, l'attore che guadagna di più a Hollywood, l'attore che sta facendo più film, che non ne sbaglia uno perché ha sempre successi, perché lui ci crede sempre, lui ci getta anima e corpo e non puoi volergli male. Non puoi volergli male perché lui non si prende sul serio, fa battute idiote, è altamente autoironico, è, diciamo, sì, cioè lo vedi che comunque è una persona che sembra una persona, no, buona, proprio bonario, simpatico, e quindi lui fa funzionare i film e questo è un po' il valore aggiunto che, mettendo sulla bilancia, ripeto, il bene e il male, fa, diciamo, bilanciare, fa andare, fa trionfare il bene, diciamo. Quindi, insomma, per me il film funziona, strappa assolutamente la sufficienza, anche un film discreto, simpatico, avventuroso da guardare con tutta la famiglia e probabilmente gli avrebbe giovato qualche taglio se invece di 2 ore l'avessero portato a 1 ora e mezza, 1 ora e 40, ecco, un po' più di ritmo forse gli avrebbe giovato, gli avrebbe fatto fare un salto di qualità anche maggiore, però insomma intanto ce lo prendiamo e lo portiamo a casa. Per la parte senza spoiler è tutto.
Allora, facendo qualche spoiler, che devo dire? Allora, diciamo che il film funziona perché funziona il personaggio di The Rock. Il personaggio di The Rock è un personaggio assolutamente surreale per tutta la prima parte del film. Cioè, lui è la canaglia, no? Quindi arriva lì, vuole solamente i soldi per pagare questa sua barca, il motore, verso questo così mafiosetto locale italiano interpretato da Paul Giamatti. Io veramente morivo da ridere ogni battuta che faceva, ogni freddura che diceva, quei giochi di parole che faceva erano veramente incredibili, incredibili, fantastici. Cioè, erano talmente pessimi che funzionavano, perché no, non può averlo detto davvero, e invece l'aveva detto. E il suo arco narrativo funziona, nel senso che poi scoprire che anche lui è stato ossessionato dalla ricerca, insomma, di questi petali magici, questo albero magico, e scoprire perché, perché anche lui era Francisco, uno di questi conquistadores alla ricerca appunto di questo albero delle lacrime. Ecco, questo qui veramente funziona. Quello è un colpo di scena che non avevo previsto e che ha molto contato. Infatti, quando era accaduto poi che ha sbattuto contro lui, dico, cioè, d'accordo con film Disney, però se non è morto adesso la vedo un pochettino dura a spiegarla. E invece poi compare che non si è fatto niente e si spiega tutto, dicono tutto. E quindi insomma, quello lì è stato veramente un colpo di scena che mi è piaciuto. In generale il film funziona, è un film, è sostanzialmente un cartone in live action anche questo film qua. Adesso la Disney si è lanciata a fare film live action dei suoi cartoni. Ecco, questo qui potrebbe essere, perché personaggi come Jesse Plemons, questo personaggio tedesco assolutamente surreale, che canticchia, che parla con questo accento caricato al massimo, che ha queste uniformi proprio da cartone, è veramente una cosa assurda. Lo stesso anche Paul Giamatti, che ho detto che nel male c'erano questi personaggi molto caricaturali, perché questo qui non è sostanzialmente un film, è una sorta di remake live action di un cartone che la Disney non ha fatto. Ecco quello che è questo film fondamentalmente. E poi tutto il resto funziona. Emily Blunt e il fratello, anche loro, McGregor, funzionano, la dinamica insomma simpatica. Lei è un personaggio super forte, super cazzotto, lui il tipico British che non vuole appunto sporcarsi niente, che c'ha insomma 20.000 bagagli, il tipico signorotto inglese. Funziona molto bene come dinamica, come personaggio, diciamo, quella spalla comica anche McGregor, che tutto sommato ha il suo perché, ha il suo fascino, e funziona. E per il resto, diciamo, tutto va come deve andare. Quindi McGregor, personaggio di The Rock, arriva, prende il fiore, viene liberato dalla maledizione, i cattivi tedeschi, che insomma, classico film Disney, classico film americano, quindi i cattivi non possono non essere tedeschi, anche se in questo caso è prima guerra mondiale, non seconda guerra mondiale, quindi almeno non sono nazisti. Ecco, vengono sconfitti i cattivi, vengono sconfitti, Aguirre e gli altri conquistadores vengono nuovamente ricatturati dalla maledizione. Insomma, tutto questo funziona, il bene trionfa e insomma siamo tutti felici. Questo è il classico film Disney che ci aspettiamo di vedere, effettivamente l'abbiamo visto. Quindi insomma, io sinceramente non ho altro da aggiungere, non ho altro da aggiungere. Un film tipicamente disneyano, un film che funziona alla grande, un po' prevedibile, un po' lunghetto, forse qualche cosa poteva essere un pochettino snellita, però insomma tutto sommato è un film assolutamente, assolutamente piacevole e dominato da un grande The Rock che non ne sbaglia una. Per questa recensione è tutto, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, iscrivetevi ancora se ancora non l'avete fatto, aiutate a crescere il canale della Fairy Family Film, seguiteci anche sui social, su Instagram, ho appunto la pagina dedicata alla Fairy Family Film, e occhi aperti perché molto presto usciranno altre recensioni, settimana prossima ci saranno un sacco di film da guardare, non ultimo Suicide Squad 2, ci vediamo insomma a questi video. Un saluto dalla Fairy Family Film.